Buon pomeriggio ragazze e ragazzi, benvenuti in un nuovo vlog. Vlog che inizio tardissimo alle 16:25 di sabato pomeriggio. Sono devastata, scusate l'assenza di questi giorni, anche se eh, credo di riuscire a caricarvi questo vlog già di stasera, quindi non dovrei aver saltato giorni se non martedì, perché sapete che adesso eh, sto cercando di seguire la programmazione che avevo messo nel banner in alto di YouTube del canale di YouTube. Con martedì, giovedì, sabato e domenica. Però veramente ragazze, il delirio, perché dopo i primi tre giorni di affiancamento del nido, tra l'altro se vi siete persi il video dei primi, primi due giorni dell'asilo nido, vi invito ad andarlo a vedere perché è molto carino. Vi lascio il link, la scheda qui sopra e il link nell'info box. Eh, diciamo che dopo quei tre giorni, in mezzo ad altri bimbi che comunque avevano un po' di raffreddore, un po' di naso, insomma, colante. Uh, anche Alessandra non si è sentita bene, quindi ha fatto i primi tre giorni di affiancamento, poi già il quarto giorno, ovvero giovedì, dove doveva iniziare ad andare da sola, non c'è uh, stato. Ecco. <ride> e così tutte le mamme con i loro bimbi che hanno iniziato con me. Per fortuna non c'è febbre alta che non, non arriva neanche ai 37,5, quindi da controlli Covid, quindi niente tampone, niente di niente. Ci siamo anche sentiti con la pediatra, insomma, è semplicemente un po' di eh, raffreddore che però non le consentiva di dormire bene, quindi ha passato praticamente due notti sonni, poverina, e io con lei. E quindi l'abbiamo tenuta a casa, ovviamente, giovedì e venerdì, adesso c'è il weekend e in teoria sembra andar meglio e rientrerà probabilmente lunedì, massimo massimo martedì. Quindi anche perché di raffreddorino si tratta, niente di più. Um, quindi questo per raccontarvi un pochettino lo sclero di queste giornate in più ho la casa, scusatela, la tenuta molto così ma devo stare dietro ad Alessandra poi ci sono un sacco di piccole novità da raccontarvi quindi capirete perché sono più sclerata del solito come vi ho fatto vedere oh, um, ieri Riccardo è stato a casa quindi abbiamo fatto un sacco di lavatrici si è messo un po a fare delle robe e oggi ho avuto anche una delusione enorme ma ora vi racconterò vi farò vedere tutto quindi ho un bel po di roba da ritirare spero di farcela anche perché Alessandra si sta per svegliare c'è da ridere perché ho la cucina che è un delirio quindi ora sistemerò un po' insieme a voi e poi vi racconto di un po' di cose Ragazzi, vi spiego un secondo da dove deriva tutta questa delusione di cui vi parlavo. Allora, vabbè, queste sono le bacchettine. Praticamente, ehm, con Riccardo stamattina abbiamo tirato giù le tende e ehm, avevo comprato un vasettino della coloreria. Non so se avete presente quei vasetti che vendono per colorare i capi, cambiargli il colore oppure eh, dargli di nuovo un tono perché si sono sbiaditi, no? Uh, io ho preso un vasetto uh, così bordeaux per fare, uh, ho pensato le tendine della cucina, un bordeaux vinaccia diciamo, per le tendine della cucina e per uh, le tende in camera da letto che sono orribili perché sono diventate una beige e una è più bianca, non capisco come mai. E quindi ho detto sai che c'è, cambiamo, facciamo le tende lilla, viola, bordeaux, quello che trovo al supermercato e dai cinesi ho trovato... Quello originale della coloreria e l'unica cosa che ha attecchito, diciamo a queste tendine è il filo, perfetto, queste sono soddisfazioni. <ride> Probabilmente il, il tipo di tessuto, non lo so, io ho fatto esattamente come diceva in confezione, ma l'unica cosa che veramente ha, ehm, ha fatto presa è il filo della cucitura. Guardate che bel filo bordò e tutto il resto è esattamente come prima. Le tende della camera invece sono perfettamente come prima, una beige e una bianca. Non è cambiato assolutamente nulla. Perfetto, ora le posso rimettere su così almeno le ho lavate. Vediamo il pollato positivo, le ho rilavate perché le avevo lavate un mesetto fa, prima che finisse l'estate ho detto lavo tutte le tende di casa. E vabbè dai, adesso profumano e le ho rilavate. Proviamo a rimetterle su. Facciamo vedere la novità? La facciamo oh. vedere, amore? Abbiamo una novità da dirvi, anzi da farvi vedere. La fai vedere tu, buvi? In parte probabilmente l'avrete già vista, qua c'è Nala che reclama delle coccole. In parte l'avrete già visto, forse un po' nel, nel vlog precedente. Ma fino a un certo punto. vero amore. Mm. E eh, bubi è entusiasta. Vuole farvi vedere, eh? Sì. Era Nara che ti dai i bacetti. Mm. <ride> allora lo diciamo. Faccio vedere. Guardate un po'. Ah! Oh, dove è finito il box? Dov'è il box, bubi? Non c'è più, siamo diventate grandi. Eh, siamo diventate grandi e non c'è più il box, c'è il tuo angolino gioco. <ride> allora le abbiamo fatto questo angolino gioco. Vieni, amore, facciamo vedere. Abbiamo messo questo pupazzone <ride> che ha regalato Natasha, l'amica di Federico, a Bubi, è veramente molto molto carino, è un mega barboncino rosa, vero amore, che bello, eh sì, è tuo, <ride> eh sì, è tutto è tuo questo, sì, che carino questo cagnolino, vero amore, fagli la cara tu. Brava, bravissima. Come fai con Nala? E poi c'è la sediolina. Siediti qua. Siediti. Fai vedere. E suona! <ride> e questo l'avevate già visto nell'altro vlog, sicuramente, perché poi abbiamo fatto una scatola Spero vediate bene, insomma, perché ehm, c'è poca luce in questo angolino qui. E poi c'è il tramonto adesso, praticamente. Si stanno accorciando le giornate. E abbiamo, fatto questo, abbiamo comprato questa scatola qui con le rotelle. Anche di questo avevate visto il vlog. Mi pare sia già quello lo scorso vlog. E dentro ci sono tutti i suoi eh, giochini. Tutte le sue cosine, queste qua sono sopra perché appunto qualcuno glielo lascia sempre fuori, è in alternanza, perché da sola magari a volte, ovviamente lei da sola non riesce ad aprirla perché ha i blocchi laterali, quindi gliene lascio sempre qualcuno lì. Se mi sono scordata di aprirgliela così qualcosa fa. E poi vabbè lì c'è il suo primi passo, ancora ci gioca ogni tanto. Qua vabbè questo qua è finto, non, non brucia ovviamente. Però è molto rilassante. Intanto mi avete chiesto dove l'ho preso, me l'avevano regalato i miei da um, Casanova mi pare. Ma è di tanti anni fa, non penso ci sia più come modello. Magari ne hanno fatti altri. E eh? ecco qua l'angolino di Bubi. E il barboncino le ruba il posto quando lei non c'è. Eh. <ride> Praticamente è già buio, cioè le giornate stanno veramente. Si stanno veramente accorciando. Faccio un pochettino di latte caldo perché aspettate che accendo qualche luce, non so capisco quale, questa non fa luce, questa manco. <ride> Vabbè, accendo questa qui bianca. Tra l'altro devo finire di sistemare, devo ancora fare un sacco di roba. Cioè, la posso fare. Raccogli, l'amore, Devo anche lavare i piatti, insomma. Un disastro. Ma boh, non è che si veda ancora molto, eh. Cioè, devo accendere tutte le luci del mondo perché mi vediate. Sembro una pazza, stavo già praticamente editando questo video perché ci tenevo a mettervelo stasera, quindi sto scaricando lentamente i, i file. E quindi, per non ritrovarmi all'ultimo, ce l'hai con la lavatrice tu, eh? Da quando sei nata a scuola c'erano i giochini, c'era il gioco della lavatrice, della cucina. Da quando hai visto quello, boh adesso gioca anche a casa lo vuoi un biscotto lo vuoi un biscottino prima del latte perché a lei dovete sapere che non piace a lei non piace il latte con dentro i biscotti a Fede invece piaceva tantissimo vedete che ogni bambino è a sé veramente e, e quindi io glielo do a parte o se lo mangia prima o se lo mangia dopo cioè a colazione solitamente si mangia si beve il latte e si mangia due biscottini così secchi questo se è merenda solitamente si beve solo il lattino merenda oppure succo di frutta con un biscotto oppure <ride> ci inventiamo oh! ci inventiamo sempre qualcosa di nuovo eh sì, quasi pronto e poi andiamo ad accoccolarci sul divano con vera che lei le piace, lei c'ha il suo canale Netflix di Baby Ale abbiamo fatto il suo profilo già da tanto eh, già da, da mesi e mesi sarà sei mesi che c'ha il suo canale il suo profilo andiamo a bere il latte, vieni andiamo andiamo Aia! E sali sul divano, va, eh? che sei salire pure sul divano. Aspetta. Vai. Sali su. Salta su. Sali. Sali sul divano. Dai! Fai vedere. <ride> Te lo tengo io il biscotto, ma non puoi mangiare mentre sali sul divano. Dai, guarda che pasticcio, dai. Sali su. <ride> Sali, ah, ah, ce l'avevo fatta. Solitamente lo fa da sola. Ma adesso si è aggrappata alla coperta che non aveva molta presa. Vabbè, ti giustifico così, va? Finisci il biscottino. Chi è che urla così? Fuori dal... Aspetta, aspetta. Che tu lo shakeri. Mi vola dappertutto. Te lo da mammina, vuoi tu? mamma mia come sei autonoma ormai <ride> che dolce sei la mia patatina allora abbiamo messo vera la giornata dei cuori felici a lei le piace tantissimo ragazzi vi faccio vedere come le piace Cioè, guardatela eh bravo amore bello mettiti comoda dai guardiamocela insieme mettiti comoda no di là di là, là qua cadi mettiti lì qua sui cuscini Sono contentissima perché ha imparato da sola, aveva paura del gradino. Invece guardate adesso che brava. Guardate. Bravissima amore! Ma sei in gamba! Poi appena le fai il complimento si gasa e lo rifà. Vieni amore, scendi giù. Vai! Bravissima! è <ride> tutta casata <ride> dai vieni andiamo sul divano che mamma deve lavare per terra vieni per favore, ferma lì eh bravo arrivo ferma ciao nemmeno io posso farlo perché no solo tu hai il potere di ritrasformare Dena Vivi, vero no? questo significherà rinunciare al tuo tocco peccetone brava che sei rimasta Aspetta, lì io adora il mio cappello e trovato un cappello di nuovo Dino <ride>

Tenevo anche a farvi vedere come ho com addobbato un po' per Halloween. Non abbiamo fatto chissà che cose, però le cosine comprate le abbiamo già eh, messe tutte nel soggiorno. Più alcune cose che sono di là, ma sono più cose commestibili, quindi le ho messe in cucina. Comunque vi faccio vedere mh, velocemente con la luce accesa, poi vi faccio vedere l'effetto al buio. Allora, abbiamo messo <ride> queste lucettine qui. Le ho incastrate in questo modo qua, sono diciamo delle ampolline, delle zucchettine, le trovate da Tiger. Sono carinissime, costano mi pare 2-3 euro. Poi eh, vabbè, questa cesta è qui, in realtà dovrebbe stare qui sotto, ma ho paura sempre che ha le tocchi. Poi qui abbiamo messo uno dei ragnetti, eh, diciamo, di gomma, sempre presi da, da Tiger. Poi vabbè, qui sopra ci sono le cosine che c'erano già prima. <ride> la, il peluscino che mi ha preso ricky di, di Nala, diciamo che di pets però è uguale a Nala. Poi qua c'è la valigetta di Harry Potter che mi ha regalato più o meno una settimana fa con le carte da collezione, bellissima, dovevo ancora provarle la nostra cornicetta, il portacandele e il, il calendarietto poi qua sopra ho messo questo che era di uno slime di Federico però ci sta bene per Halloween una candela un po' consumata su un piattino rosso che avevo da caffè e il, il nostro teschio anche questo lo trovate da Tiger a un euro cioè offertona, un euro, veramente poco poi Um, zucchettina luminosa molto molto carina per il prezzo che ha mi pare 1,50 euro sempre dai cinesi poi qua invece c'è la lanterna con i gatti neri sempre presa dai cinesi molto molto bella molto d'effetto perché fa questo effetto proprio candela vedete che si accende e si spegne un po' sfumata veramente molto molto carina poi qui abbiamo il ragno rosso luminoso che si ha anche la ventosa, quindi si può appiccicare ai vetri o ai mobili quelli lucidi. Poi vabbè lì c'è il solito caminetto qua c'è l'angolino di bubi che direi che non c'entra nulla con Halloween, ma vabbè. <ride> qua abbiamo un ragno molle. Non so se lo vedete, fa abbastanza schifo, mi fa persino schifo eh, toccarlo. Comunque, eccolo lì. E poi, vabbè, abbiamo appeso qui, aia, una zucchetta, un, un cestello zucchetta. Come vi dicevo, in cucina ho messo veramente pochissime cose. Queste caramelline che vi avevo fatto vedere, tipo dentiera, il famoso cranio di cioccolato con dentro questo rosso qua stile cervello vero qualche ragnetto qui e là e proprio basta cioè non, non c'è altro poi vabbè c'è questa qui che l'ho giusto appesa così qui temporaneamente che gli servirà a fede per il, la, la serata di halloween o il pomeriggio di halloween in base a cosa faremo insomma quindi di qua in cucina c'è veramente poco il grosso diciamo è di qua e vi faccio vedere da spento è molto molto rilassante non so se in video rende, ma vi assicuro che di sera tra il caminettino là e queste lucine ci rilassa molto. Solitamente tendiamo a spegnere questa perché è un po' psichedelica. Dopo un po' ti stressa, però a parte questa qui che è comunque molto carina, eh? però il resto rimane fisso ed è veramente carino e rilassante non so se in video rende però vabbè poi questa è la scritta love che si sta un po' scaricando la batteria però l'ho accesa così qua c'è la bacchettina di aspettate che non si vede niente la bacchettina di di Harry Potter che mi aveva fatto fare Riccardo da una sua amica quindi insomma vabbè poi questo è il ketchup di Bubi eh, amore <ride> e basta direi che questo è tutto Ragazze, io direi che vi saluto qua anche perché adesso vado a pensare alla cena, io spero che questo vlog vi sia piaciuto, spero di riuscire a pubblicare anche domenica, ovvero vloggare anche domani, ma sarò comunque a casa perché lei appunto non... Sto cercando di tenerla al caldo perché sia pronta per lunedì, tra l'altro lunedì quando rientrerà, se rientrerà al nido... Dovrà fare un ulteriore eh, giorno di affiancamento con la mamma e tanto anche le altre mamme che sono state a casa la faranno con me, quindi sarò in compagnia. E poi da martedì in teoria vada sola. Vi aggiornerò, speriamo che vada tutto bene, speriamo soprattutto in queste ultime news che ho sentito di Conte appunto del nuovo mm -hmm. decreto che non... Non lo so, ragazze, non, non la vedo positiva. Non, non so, ci sto provando, ma non lo so. Ho l'impressione che l'inverno ci porterà di nuovo a essere un po' bloccati a chiusure di, di nuovo di palestre. Io, tra l'altro, questa settimana che viene avrei ripreso con la palestra perché, essendo stata male lei. Non mi sono sentita di lasciarla sola, sono sincera, quindi ho, ho saltato questa settimana, avrei ripreso la prossima. Eh, sto cercando appunto anche un impiego, appunto perché lei va al nido, Fede va a scuola, però è veramente sempre più complicato. Adesso sembra che si riblocchi di nuovo tutto. Non lo so, vedremo come andrà a finire. Speriamo ci siano notizie positive, ma sembra che i casi stiano di nuovo crescendo, ragazze, non lo so. È angosciante questa situazione, spero finisca presto, spero che i vaccini arrivino presto, speriamo in notizie positive. Viva. Mamma mia che capelli, sembra una pazza. Vabbè, vi mando un bacione e al prossimo video, se vi va lasciate un like e iscrivetevi, e attivate la campanellina su tutti i video per essere aggiornati. Vuoi salutare, amore? Ciao a tutti! Ciao! Vai ciao! Vai ciao, amore! È timida? Mm, mm, Vabbè, ciao!